A volte ci sono di quelle mattine che tu ti svegli e dici ok, iniziamo a guardare un po' di aggiornamenti su internet e vediamo che cosa è successo in questo magico mondo pieno di persone che si vogliono bene e condividono i propri fatti con argomentazioni e punti di riflessione interessanti. Sorseggiano del tè o bevono dei cappuccini, mangiano dei biscottini e parlano tutti insieme dello stesso argomento con molta pace e amore e serenità. Ok, ovviamente non va mai così. Quante volte avete litigato con gente sconosciuta per internet, su Facebook, qui su YouTube, addirittura sui miei commenti? Vedo un sacco di gente che per esempio litiga moltissimo per il discorso dei furry e la cosa mi fa molto molto piacere in verità. Ma voi ve lo immaginate un mondo in cui qualcuno vi consiglia qualcosa e voi ringraziate e guardate quello che vi è stato consigliato? Come per esempio, ma se io in questo momento vi consigliassi Raid Shadow of Legend, che è casualmente anche il mio sponsor di oggi. Ma voi ci giochereste? Io devo essere sincero, l'ho provato e l'ho trovato molto più interessante di quello che pensavo, lasciando perdere anche i meme sul fatto che questo gioco sia sponsorizzato praticamente da chiunque. E voglio dire, ci sarà un buon motivo oppure no? Se siete amanti di quei giochi dove ci sono un bazilione di personaggi e ci sono milioni e milioni di oggetti, questo gioco fa esattamente al caso vostro, perché ci sono 500 personaggi giocabili con più di un milione di artefatti, che sarebbero il nome in game degli oggetti tipo armatura, spade e queste cose così. Il che ti permette quindi di creare il tuo team personalizzato al 100%, e io adoro la personalizzazione nei videogiochi, perché sono quello che rendono unica l'esperienza per l'utente. Il gioco ricordo essere gratuito e si può giocare sia tramite Android che tramite iOS che tramite computer, quindi potete giocarlo praticamente ovunque. E se iniziate a giocare questo mese, non solo vi beccate l'aggiornamento più grande che questo videogioco abbia mai ricevuto, ossia l'inclusione della Torre del Destino, una torre gigantesca dove ci sono più di 120 livelli in cui si affronteranno addirittura 12 boss unici, e con 14 nuovi personaggi per l'evento di Natale che sta giusto arrivando. E se iniziate a giocare da oggi con il link in descrizione riceverete 50.000 di argento, 50 gemme, una pozione energia, una chiave del boss clan, 5 schegge misteriose, un giorno di accelerazione XP e la campionessa Shaman, ma che volete di più? E mi raccomando, ricordatevi anche di riscattarlo come vedete qua nelle immagini in sovraimpressione. Che aspettate? Buttatevici e fatelo entro i prossimi 30 giorni per beccarvi tutti i bonus relativi grazie al mio link che trovate in descrizione. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, ringrazio comunque per la sponsorizzazione. E avete mai notato come in internet non si riesca mai ad avere una conversazione civile praticamente da nessuna parte, per nessun argomento, nemmeno su cose che dovrebbero magari essere ovvie? Questo perché noi tendiamo a idolatrare le cose che guardiamo oppure giochiamo, nel caso di videogiochi, e rischiamo di crearne un vero e proprio culto. Come, potrei fare un esempio abbastanza lampante, Apple e il suo modo di fare marketing, che praticamente ha trasformato i suoi clienti in adepti super fedeli che non sono in grado di, non tutti ovviamente, ma molti non sono in grado di fare un ragionamento logico per magari discutere anche di cose base sul magari il perché hanno comprato quel tipo di prodotto invece che un altro. Anche perché quando si parla di tecnologia non c'è mai una vera verità, ognuno ha il suo punto di vista e lo possiamo vedere con il confronto fra le moderne PlayStation 5 e Xbox Serie X, che ognuno ha i suoi punti forti e i suoi punti deboli. Serie X ha la retrocompatibilità e il Game Pass, PlayStation 5 ha delle grandissime esclusive, quindi alla fine è sempre una questione di opinione ed è personale la scelta finale. Si tende invece a dare per buono tutto quello che ci viene passato dal nostro, chiamiamolo, idolo, e tutto quello che effettivamente non va tendiamo o a nasconderlo o a non farci caso, o comunque nel peggiore dei casi addirittura a giustificare certe scelte che possono essere anche definite in certi casi folli. C'è addirittura un episodio dei Simpson che parla di questo argomento,
in cui Lisa Simpson scopre che Jebediah Springfield, ossia il fondatore della cittadina in cui abitano i Simpson, in verità non era quel buon samaritano che veniva descritto in tutti i libri di storia, ovviamente del telefilm, perché non è un personaggio realmente esistente. E con il direttore del museo che cerca di sviare la verità, tutti gli abitanti di Springfield, ma anche se stesso, che aveva davvero creduto in Jebediah Springfield. Insomma, alla fine finiamo sempre lì, i Simpson raccontano sempre un qualche tipo di verità, o almeno le prime stagioni, perché poi tutti gli episodi sono uno più brutto dell'altro, incredibile. Ma arrivando al sodo, secondo voi c'è una possibile soluzione a questo problema, oltre che dar fuoco a tutti quelli che non la pensano come noi? Sì, sto parlando di te, lo sai che sto parlando di te. Io penso che qualcosa ognuno di noi nel suo piccolo lo possa fare. Una delle cose magari elementari è proprio non dar da mangiare ai troll, quindi quelle persone che sono molto propense a sparare la cazzata super fast e a dire le cose giusto per far arrabbiare le altre persone, forse dovremmo un po' ignorarle, anche perché il loro scopo non è vincere il discorso, ma anzi è prolungarlo il più possibile fino a che non ti annoi, addirittura lo blocchi. Ricordatevi che un troll non perde mai, tutto è fatto per annoiare. E questo lo so che sembra un punto un po' banale, però di solito quando ci piace veramente qualcosa, arriva magari qualcuno dei vostri amici o comunque uno che magari appunto su internet non conoscete e vi dice: no, a me quello fa schifo. Forse bisognerebbe un attimo respirare, fare un po' di respiri profondi e dire: sei proprio un coglione. Come secondo consiglio io vi do quello di non attaccare le categorie direttamente senza un buon motivo, come accade molto spesso, mi dispiace dirlo, come accade molto spesso verso i furry. Che sì, molte saranno persone strane, ma voglio dire, chi non è una persona strana in vita sua? Ok, loro sono un po' più strani del normale, ma va bene così, voglio dire, ci ho fatto anche un tutorial su queste cose, quindi non è una cosa così grave e penso che ci sia anche un po' di peggio che dei furry. Spesso, ad esempio, circolano voci sul fatto che i furry nei loro raduni, tutti costumati, facciano delle mega orge, no? Che voglio dire, forse è vero, ma io vi assicuro al 100%, parola personale, non c'è bisogno di vestirsi da furry per fare quelle cose, ve lo assicuro, non c'è bisogno, è uno step in più, è uno step come fare il cosplay a Lucca, no? E dici: voglio fare l'amore con altre persone costumate. Ora, non è che se tu sei una persona che ti costumi da Superman o da Batman o da qualsiasi anime bruttissimo che vi guardate voi, e allora siete delle persone malsane. Siete delle persone malsane e basta, non c'è la scusa dell'essere un furry o dell'essere dei costumati. In conclusione, si può arrivare a finire una conversazione senza parlare di furry? Sì, si può. No, ok, non è quello il punto. Si può fare una conversazione su internet senza litigare con la gente? È probabile, è possibile, ma il primo che deve cambiare non è l'altro con l'opinione sbagliata, ma siamo noi con la giusta opinione che dobbiamo far capire agli altri che la nostra posizione non sia per forza la migliore, ma sia quella che voi preferite per voi stessi. Detto questo, io vi saluto, grazie per aver visto questo magnifico video, mi raccomando iscrivetevi anche al mio Patreon se volete supportare il mio magico lavoro, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!